Me le ricordate queste? Ebbene sì, queste qui ce le abbiamo tutti a casa. Chi non ha una di queste? Ve le ricordate da bambini quando le utilizzavamo per guardare i nostri cartoni, i nostri film? E io mi ricordo che da bambino su queste cassette qua venivano impresse tutti i nostri ricordi, così ce li potevamo vedere. Ma adesso che siamo cresciuti e la tecnologia è avanzata, come possiamo vedere una di queste, dato che non abbiamo più i videoregistratori e magari salvarle nel nostro computer? Ok, sicuramente ci vorrà uno di questi. Ma, chicca delle chicche, ci vorrà semplicemente questo coso qua, questo oggettino qua, che è semplicemente una USB che voi potrete inserire nel vostro computer e semplicemente collegando il cavo al videoregistratore lui riceverà tutto quello che vede tramite la cassetta. Ma andiamo a vedere come funziona. Ok, prendiamo questo, poi prendiamo questo e una cassetta ovviamente. Andiamo a vedere. Ok, mettiamo tutto qui nella scrivania. Ci sediamo, prendiamo la nostra cassetta, prendiamo il nostro convertitore, mettiamo la spina sicuramente al videoregistratore, mettiamola qui sotto, si è acceso, perfetto. Allora, adesso praticamente andiamo ad accenderlo. Meno male che ho ancora questi videoregistratori che mi hanno dato, e semplicemente basta infilarla. Perfetto, una volta infilata non ne resta altro che accendere il nostro computer. Prendere questo convertitore qui e io dalla regia mi danno questo, che la regia sarebbe il mio letto. Questa presa SCART, praticamente bisogna mettere sempre i loro colori perché come vedete, non so se si vede qui è giallo, quindi ci metterò il giallo, molto molto semplice. E questa qui va nella presa che abbiamo visto prima dietro. Perfetto, una volta inserita questi tre RCA verranno semplicemente inseriti nei loro colori, quindi rosso su rosso, bianco su bianco e giallo su giallo. Lasciate perdere questo qui perché è un collegamento diverso. Ok, accendiamo il nostro monitor e questa qui la andiamo semplicemente a inserire qua davanti, che io ho la USB qui davanti. Lei partirà, me la riconoscerà. Ok, l'unica cosa che ci servirà sarà questo software che sarà collegato direttamente al convertitore. Quindi io vi lascio il link in descrizione se lo volete scaricare. Se no, potrete anche utilizzare OBS, non ci sono problemi. Ok, una volta aperto, io già sto vedendo, l'ho appena aperto, già sto vedendo le immagini della cassetta. Infatti, per farvi vedere che è proprio la cassetta, guardate, mando avanti, vedete che si vede tutte le immagini che ci sono presenti in questa cassetta. Ma noi adesso andiamo un attimo a stoppare, sì è vero, dobbiamo stoppare di qua, non dal software, stoppiamo, andiamo a vedere un attimo le impostazioni, perché le impostazioni dovrebbe essere il video AV USB, ok, audio device, ecco qua mi segna che il mio microfono è sistemato sul microfono ovviamente, ma noi dobbiamo utilizzare AV to USB sempre. Quello che ho constatato è che il formato secondo me dobbiamo tenerlo in WMV, perché vi spiego il motivo, perché su DVD c'è il problema, se poi per voi non è un problema, è molto molto grande in quanto a spazio, quindi prenderà un file, prenderà molto spazio, molti giga, e dato che non è un video in alta qualità non ci serve tutto quello spazio. Quindi io ho constatato che il formato WMV, inserendo PAL, perché il nostro qua in Italia è PAL, è molto molto meglio in quanto a qualità e non perde qualità, perché ovviamente qualità non ne abbiamo, quindi andiamo semplicemente a dare l'ok. Quindi una volta che noi diamo play, noi dovremo sentire proprio
l'audio. Questi sono dei ricordi di questa auto che avevamo, la 1 turbo ovviamente. Allora, come fare per registrare? Semplicemente voi date play, qui andiamo ad abbassare il volume, fate record e lui in questo momento, come vedete qua sopra, ecco, vedete qua sopra VMV, i secondi stanno andando avanti, sono 3 megabyte e io penso che così il formato basti e avanzi. Una volta che avete terminato, andate semplicemente con qua col mouse, damo stop, lui qua sopra vi creerà un file che voi semplicemente questo file lo prendete, lo trascinate fuori e così avete il file registrato. Molto molto semplice, devo dire che è molto molto semplice. Allora, cosa posso dire di questa chiavetta? Sicuramente molto molto utile, perché almeno così possiamo ricordare i nostri ricordi passati di quando eravamo piccoli, e questo qua ci aiuterà molto a poterli tenere, perché comunque le cassette hanno una scadenza, quindi queste qui hanno tipo 30 anni, quindi abbiamo bisogno di salvarle assolutamente, perché sennò li perdiamo. È un file nel computer messo anche in un drive che non prenderà nessun tipo di spazio, sarà molto molto utile tenerli, quindi poterli salvare. Questa chiavetta la troviamo su Amazon a pochi euro, perché se voi prendete solo questo con la chiavetta e il convertitore la pagherete sui 13 euro. Se invece non avete anche i cavetti, quelli che si, il cavetto dietro, questo qui con la presa SCART, allora loro vi daranno tutto con 18-19 euro, avete tutto compreso, quindi non dovete preoccuparvi di niente, perché a me è arrivato a casa con tutto compreso con 18-19 euro. Quindi mi raccomando, lasciatemi un commento qua sotto e ditemi chi di voi ha almeno una di questa cassetta. Voglio fare questo sondaggio, se qualcuno ha magari una di questa cassetta lo scriva qua sotto dicendo io ho una cassetta. Così possiamo vedere effettivamente quanti di voi hanno queste cassette e quanti di voi hanno bisogno magari di questo qui. Quindi voglio ricordarvi che dovete ovviamente iscrivervi al canale, perché dovete supportarmi, così possiamo fare molta più tecnologia, più vedere molte più tutorial che possono aiutarvi, perché la tecnologia è bellissima, ci sono tante cose bellissime, ma ovviamente dobbiamo cercare di utilizzarla in maniera equilibrata. Quindi mi raccomando, una chicca, vi aggiorno su una chicca che ho creato, un canale romeno, quindi mi troverete su GoPippo spazio Romania, quindi perché io parlo romeno, quindi ho deciso di fare un canale estero, così da poter avere maggiore visibilità anche estero, visto che parlo anche questa lingua. Quindi se volete andateci a dare un'occhiata, curiosate e iscrivetevi, perché non ha senso entrare in un canale e non iscriversi al canale guardando un video. Quindi tanto è gratuito, quindi non pagate niente, perché non iscriversi? Questo è il problema dell'Italia, non si iscrive la gente! È per questo che facciamo i canali esteri poi alla fine, devo dire la verità. Comunque lasciate un mi piace, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete. Ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!